Grazie Lidia, grazie a tutti per la partecipazione, grazie a chi ha permesso la realizzazione di questo evento. E quindi va bene, vediamo noi. Tracciare linee e legami invisibili. Questo è ciò che fa Marco Mappolotti nel suo testo L'angelo dell'abisso. Ora, identificare similitudini tra tradizioni, culture, religioni differenti è una cosa molto importante. Soprattutto per chi, come alcuni di noi, è praticante di discipline misteriche, iniziatiche, esoteriche o spirituali, che dir si voglia. Quindi è una cosa molto importante per diverse ragioni. Da un lato, perché ci permette di comprendere meglio ciascuna singola tradizione. Ad esempio, se si è sufficientemente maturi intellettualmente o sufficientemente aperti mentalmente, studiare le altre religioni, la similitudine tra di esse, ci permette anche di comprendere meglio la propria. E qui parlo non solo come Marco Scarinci, ma anche come Swami Shankaranarayana, cioè come sacerdote di una tradizione importante e riconosciuta. Dall'altro lato, questo metodo comparativo, questo approccio comparativo, potrebbe persuaderci del fatto, certo non a tutti, ma ad alcuni sì, potrebbe persuaderci del fatto che dietro le varie tradizioni ci siano come posso dire, dei poteri, delle energie, delle conoscenze che vanno al di là della mera e superficiale produzione umana. Potrebbe questo metodo persuaderci del fatto che esistano dei principi, degli archetipi, dei poteri eterni, che sì, poi declinati, poi filtrati dalle svariate esperienze umane, si declinano nelle varie culture. Tanto che ciò ha permesso ad alcuni di parlare addirittura di tradizione universale, di tradizione primordiale, come ad esempio ha fatto il famoso René Guénon. Ora, venendo nello specifico al lavoro di Marco, lui si concentra su quello che è l'archetipo apollineo, in cui Apollo non è semplicemente, come viene comunemente descritto e inteso, non è solo una divinità di luce, armonia, equilibrio e ordine, ma possiede un altro aspetto, un aspetto complementare, altrettanto importante, che è un aspetto oscuro, stonio, abissale. Ecco quindi che Apollo assume i tratti di una divinità trascendente, dall'importante funzione liberatrice, dall'importante funzione escatologica e apocalittica. Apollo diventa a pieno titolo una divinità non duale, in cui si realizza pienamente la convergenza tra gli opposti, la coincidenza tra gli opposti, come appunto una divinità assoluta. E da qui il collegamento anche tra i miti apollinei e iperborei e il mito polare, perché la stella polare si sa che è immobile e apparentemente immobile e quindi rappresenta l'eternità, rappresenta l'assoluto, rappresenta Dio. Ora, Marco Mappolotti nel suo testo ci fa fare un viaggio nella storia partendo dall'analisi dell'operatività degli adromanti, che erano degli sciamani greci, sciamani di tradizione greca, sciamani dediti al culto di Apollo, sciamani che ricevevano dal dio Apollo il loro potere spirituale, che lo incarnavano. Quindi da qui, passando poi tramite la tradizione druidica, arriva fino a trovare delle importanti connessioni con San Michele Arcangelo e con l'Apocalisse, quindi con la tradizione cristiana. Ecco quindi che questo libro, L'angelo dell'abisso, ci può convincere del fatto che l'archetipo apollineo, nonostante la distruzione dei culti pagani, sia sopravvissuto fino ai giorni nostri. Apollo è eterno, è vivo,
e vive ancora tra noi. E mi avvio verso la conclusione, e per passare la parola a Marco, però voglio prima citare una cosa che mi sta a cuore, ovvero che il luogo in cui noi parliamo, in cui noi, molti di noi, la maggior parte di noi vivono, è una terra sacra, importante e connessa alle tematiche di questo testo. Qui c'era, si sa, c'era la Magna Grecia, qui c'erano importanti luoghi di culto greco, ma le varie divinità in generale, anche sicuramente anche l'Apollo. Qui sono vissuti alcuni tra i più importanti filosofi greci e gli atromanti, appunto, sciamani di questa tradizione. Citiamo ad esempio Empedocle. Empedocle a cui è dedicato un paragrafo intero nel nostro testo. Empedocle è vissuto qua, e noi dagli studi liceali siamo abituati a immaginarlo come semplice filosofo, ma non era un filosofo nel senso moderno del termine. Come molti altri cosiddetti filosofi greci non erano filosofi nel senso moderno del termine, Empedocle era un mago, era uno sciamano, era un mistico, come molti altri, Pitagora, come anche lo stesso Socrate in qualche misura, un po' di meno, non pienamente, ma in qualche misura anche lui. Si pensa ad esempio al fatto che sì, lui filosofava, lui dialogava più che altro, però comunicava, parlava con un daimone, con un demone, con uno spirito. Ora, avete voglia a ridurre psicologicamente il daimone socratico parlando di voce della coscienza, però se si studiano bene le fonti si capisce chiaramente che si tratta di uno spirito inteso come tale, di un'entità spirituale intesa come tale, come è normale in tutte le società pagane, politeiste. Per dire, io stesso, pur essendo italiano, sono totalmente immerso in una società tra virgolette politeista, quella della comunità indiana, ma pensare quant'altro, e in questo contesto questo tipo di fenomenologie sono normali, quindi è abbastanza chiaro. Ora, l'Accademia, purtroppo, la moderna Accademia ha trascurato questo aspetto magico-sciamanico della cultura classica che gli interessa, e questo è un problema, perché si va anche a denaturare la filosofia stessa, perché si toglie il contesto spirituale, magico-sciamanico in cui è nata, in cui ha prosperato. Quindi Empedocle non era solo o semplicemente un filosofo, era un mago. Nel testo Marco, infatti il paragrafo che chiama Empedocle il mago, Empedocle era ritenuto avesse poteri tra virgolette paranormali, poteri spirituali, poteva influenzare il tempo atmosferico, estraeva rimedi magici dalle piante, aveva poteri traumaturgici, viaggiava negli altri mondi in spirito, quindi un viaggio sciamanico, appunto, in particolare nell'Ade. Empedocle era ritenuto quello che nella mia tradizione viene chiamato avatar, cioè una manifestazione divina, di quale dio? Di Apollo. E sappiamo, tra l'altro, nelle tradizioni politeiste, pagane, quant'altro, c'è una grande confluenza e vicinanza tra umano e divino, quindi è normale che il divino si manifesti in forma umana, come nel caso degli atromanti, ed è anche vero viceversa che qualunque essere umano, se pratica la sua tradizione, si avvicina al suo Dio, diventa l'unica cosa del suo Dio, diventa un'emanazione divina, quindi è una possibilità tra virgolette per tutti. Ora, si può dire, questo è vero in un certo senso anche per il cristianesimo, perché anche il Cristo è un'emanazione divina, con la differenza però che il Cristo, nel cristianesimo si pensa che ce n'è stata una nella storia, mentre in tutte le altre tradizioni si pensa che sia una cosa abbastanza comune, che accade sempre in ogni luogo ed in ogni tempo. Bene, allora, cito l'ultima cosa. Sapete quello che ha fatto Empedocle alla fine della sua vita? Si dice, la tradizione narra, che si è, quando era giunto il momento di ritornare dagli dei, si sacrificò
gettandosi nell'Etna, nel nostro vulcano, e quindi è in onore e in ricordo di questo sacrificio che io dedico questo breve intervento. Bene, grazie a tutti, passo la parola a Marco. Allora, grazie innanzitutto a Lidia, a Silvana, a Marco per l'anticipazione dei temi che andremo a trattare stasera, soprattutto grazie a voi di essere presenti così numerosi a questo evento e in questo bellissimo luogo che tra l'altro scopro oggi essere dedicato tra l'altro a San Michele, quindi questo caso, se così vogliamo chiamarlo, ma in realtà non si tratta secondo me di un caso, secondo me particolare. Prima di iniziare la mia relazione vorrei parlare di un altro cosiddetto caso che mi è capitato in occasione di una visita alla Sacra di San Michele nella Val di Susa in Piemonte qualche anno fa, quando io già avevo iniziato da tempo queste ricerche sull'archetipo apollineo. In visita alla Sacra di San Michele notai che sulla via, appunto, su questa via in salita per giungere alla Sacra vi erano delle bancarelle di venditori di miele, che è chiaramente un simbolo apollineo e anche un simbolo connesso alla solarità, ma anche all'ambrosia e quindi a quelle sostanze divine, diciamo così, di cui parlavano gli atromanti greci. Con la cera di api, anche l'ape ovviamente è una zoofania apollinea strettamente legata al suo lato appunto solare, con questa cera di api venivano da questi artigiani plasmate delle statuette dell'Arcangelo Michele. Ho trovato questa scoperta veramente illuminante, perché come poi nel libro vado ad analizzare in più parti, in diversi luoghi rituali come Delfi le api avevano una grande importanza, eppure la cera di api e il miele veniva considerata quasi una sostanza derivante da questa epifania divina che in qualche modo metteva in rapporto l'essere umano con la divinità. Ecco, dopo questa breve introduzione di cui io parlo nelle poche pagine della prefazione, vi leggo i titoli dei 5 capitoli che compongono l'opera, a cui segue poi un appendice finale. Poi andremo brevemente, nel tempo di una mezz'oretta, adesso vedremo 40 minuti, a snocciolarli un po' per bene. Il primo capitolo è dedicato allo sciamanesimo greco, gli iatromanti e la coincidenza oppositorum, e appunto parleremo dell'argomento che ha già brevemente introdotto Marco sugli iatromanti greci, quindi questo tipo di sciamanesimo che, contrariamente a quanto molti autori hanno pensato, hanno scritto nei secoli scorsi, non è soprattutto legato a Dioniso, il quale invece era legato a un tipo di sciamanesimo, comunque di religiosità collettiva. Invece lo sciamanesimo apollino è legato al singolo veggente, alla singola persona, che può essere appunto un veggente di sesso maschile o di genere femminile come le sibille, di cui appunto parleremo soprattutto in base all'ultimo capitolo, quello appunto apocalittico. Il secondo capitolo invece, Apollo il portatore di luce e i centri sulla linea sacra, è il capitolo in cui io analizzo la famosissima linea sacra di San Michele e i siti sacri che sono posizionati su questa linea sacra, quella che i Celti avrebbero chiamato ley line, cioè una linea sacra attraverso cui passano determinati siti considerati fondati anticamente dal dio della luce, vedremo poi meglio appunto quando ne parleremo, in cui l'archetipo apollino è sopravvissuto ed è stato sostituito da quello michelita, appunto, dell'arcangelo Michele. Il terzo capitolo si intitola Dall'Iperborea ad Avalon, il mito polare e la tradizione celtica. In questo capitolo, appunto, riprendendo l'argomento della linea sacra di San Michele, lo allargo a tutte quelle mitologie di mondi altri a cui questi veggenti accedevano. In particolare in questo capitolo si parla di mondi superni, di mondi celesti e di mondi soprattutto polari, assiali,
l'Iperborea, questo mitico regno estremo settentrionale in cui dimorava Apollo, in cui giungevano in spirito i veggenti, da lui chiamati e da lui rapiti tramite le muse e le ninfe, che di Apollo erano degli agenti praticamente. Il quarto capitolo, anche questo collegato al terzo, si chiama Il re occulto in esilio, l'isola temporale, il drago e l'abisso. E continuando il discorso appunto di questi regni polari, assiali, allarga il discorso oltre che ad Apollo, a divinità come il Saturno latino dell'età dell'oro, che appunto il mito dice che al termine dell'età dell'oro si occultò in un ambito sotterraneo, ipogeo, in cui dimora in uno stato di vita nella morte, di coma, aspettando il ritorno dell'età dell'oro e quindi aspettando di riprendere il potere sul cosmo intero. E lo collego soprattutto con il mito del ciclo arturiano, quindi di Re Artù, e in un ambito soprattutto cosmologico, il simbolo dell'abisso, del drago legato alla stella polare, e come tutti questi personaggi divini legati a un'età dell'oro, di cui erano al tempo stesso divinità e sovrani, si possa collegare appunto in varie tradizioni, da quella greco-latina, quella celtica, a quella naturalmente induista, con Vishnu soprattutto, e con altre tradizioni indoeuropee. Io mi sono concentrato sulle tradizioni indoeuropee in questo testo. Il quinto capitolo è quello fondato sulla tematica escatologica, apocalittica, questo ritorno dell'età dell'oro che arriverà alla fine del ciclo cosmico, quando appunto il continuum spazio-temporale, si dice, si annullerà, quando l'intero cosmo sarà consumato da quello che viene chiamato una sorta di fuoco cosmico, un fuoco che però noi non dobbiamo intendere chiaramente nel senso fisico del termine, è quasi come se fosse un fuoco, una sostanza sottile che sta dietro a tutta la creazione, alla creazione sia temporale che spaziale, che in qualche modo la crea e la distrugge poi al termine di ogni ciclo cosmico. Infine l'appendice finale si chiama Note sull'Apollo celtico, in cui cerco di sottolineare, cerco di spiegare meglio degli altri tratti di cui ho parlato negli altri capitoli sulla figura iperborea, apollinea nella tradizione appunto celtica, e spiegando anche soprattutto come il dio della luce Lug, o Beleno nell'Italia settentrionale, era connesso appunto a quello che io chiamo il raccolto, la festa di Lammas, che cade nel calendario celtico il 1 agosto, ed è legata alla semina, al grano. Come vedremo, questo raccolto non è da intendersi semplicemente in senso fisico, nel senso del grano e della semina e del raccolto del medesimo, ma il raccolto è appunto quello dell'umanità intera e proprio anche di tutto ciò che avviene in questo ciclo cosmico nel momento in cui che giunge appunto alla consumazione finale. Bene, allora iniziamo dallo sciamanesimo greco e dagli iatromanti. Come ha già anticipato Marco, negli ultimi secoli la figura apollinea, soprattutto per gli autori germanici, è stata unicamente connessa a un archetipo, per così dire, legato alla razionalità, all'ordine. Nulla di più falso, perché come hanno dimostrato autori come Johann Pietro Culiano, allievo di Mircea Eliade, che pure trattò brevemente il tema, oppure anche Carlo Licheregni, l'archetipo apollinio in realtà è quello che più di tutti nel Pantheon greco è legato a quella che i greci chiamavano, che i latini chiamavano coincidenza oppositorum, l'unione dei contrari, quindi non solo una divinità solare, una divinità dell'ordine e dell'armonia sì, ma dell'armonia degli opposti, quindi anche dell'oscurità, dell'abisso. Vedremo poi appunto che anche nell'Apocalisse di San Giovanni l'angelo dell'abisso è Apollyon, viene detto dallo stesso San Giovanni Evangelista, e di questo però parleremo meglio dopo. Già Marco ha anticipato i nomi di qualche iatromante: Pitagora, Empedocle, vorrei aggiungere Eraclito tra i più famosi, i cui aforismi, chiamiamoli così, erano
un esempio di questa dottrina sapienziale antichissima che viene prima della filosofia, per così dire, che noi studiamo nei libri di scuola e che noi, di cui noi abbiamo un'immagine, appunto la filosofia razionalistica greca, eccetera. Lo stesso Platone, lo stesso Socrate erano considerati connessi a questa corrente sapienziale, sciamanica. Sciamanica perché? Perché, come già hanno dimostrato vari autori, tra cui quello che secondo me l'ha dimostrato meglio proprio Culiano nella sua opera I viaggi dell'anima, il capitolo 8, quello dedicato appunto alla tradizione greca, questi gli atromanti greci manifestavano dei parallelismi molto netti, sorprendenti, con un tipo di sciamanesimo asiatico. Viaggi appunto nel mondo infero, nel mondo superiore, guarigioni miracolose, si parla di guarigioni addirittura di intere città che erano in qualche modo, visto che tra l'altro l'argomento è anche abbastanza attuale, guarigioni di quelli che venivano chiamati i miasmi. Miasmi non erano semplicemente delle pandemie legate visibili insomma da un punto di vista fisico. Il miasma era, possiamo chiamarla così, una pandemia spirituale che interessava dei luoghi interi e che appunto causava un disequilibrio di questi luoghi e delle persone che ci vivevano. Gli atromanti come Pitagora, ma anche come Empedocle, sappiamo che riuscirono a scacciare questi miasmi con queste tecniche sciamaniche. Queste notizie sono riportate dagli autores greci latini. C'è tutta una serie di discorsi che possiamo fare su questi atromanti. Uno dei più importanti, anche questo già anticipato da Marco, è la caratteristica di questi personaggi di poter essere visti come avatar, cioè come delle incarnazioni di questo principio divino, in questo caso apollineo, ma che per esempio nella tradizione induista si rifà a Vishnu, le cui 10 incarnazioni avatariche segnalano il passaggio di un mini ciclo cosmico al successivo, e sono in tutto 10, come poi vedremo. Sono i saecula della tradizione etrusca latina, secondo la quale l'ultimo seculum sarebbe spettato ad Apollo in quanto distruttore del ciclo cosmico e purificatore e salvatore. Di questo parleremo meglio comunque quando parleremo dell'ultimo capitolo. Questa particolarità di poter connettere queste personalità dell'ambito greco come incarnazioni del dio Apollo è anche connessa a un particolare rapporto che tutti questi gli atromanti intrattenevano con una serie di divinità femminili, le ninfe e le muse, che solitamente sono numerate in numero di 9. Ora, quando noi parliamo di culto apollineo, bisogna ricordarsi che quando si parla di Apollo si parla del numero 7, strettamente legato al numero 7. Quando si parla di divinità femminili legate ad Apollo, come la madre Latona, la sorella Artemide, le stesse muse, le stesse ninfe, si parla del numero 9. Sono anche tra l'altro dei numeri ricorrenti in varie tradizioni sacre, tra cui appunto quella sciamanica siberiana, ma anche possiamo menzionare quella celtica, quella norrena, quella induista sicuramente. E una di quelle delle caratteristiche principali di questi atromanti, che c'entrano con l'aspetto oscuro, per così dire, apollineo, era un rituale che veniva chiamato di incubazione, che praticamente si svolgeva in questo modo. L'operatore mistico si recava in alcuni santuari, ipogei sotterranei, dedicati ad Apollo e dedicati appunto a queste figure profetiche, diveggenti, che si rifacevano a questa corrente sacra e sapienziale, che addirittura si dice che fossero stati rapiti in vita dalle ninfe e dalle muse per essere portati nel mondo di Apollo, nell'isola Iperborea, e quindi in questo mondo assiale, in questo mondo polare, da cui poi tramite questi santuari ipogei venivano invocati, venivano richiamati in qualche modo per guarigioni sacre, guarigioni miracolose, ma anche semplicemente per avere una visione del futuro in qualche modo.
E quindi è importante sottolineare come poi, ne parlo soprattutto nel secondo capitolo, come questi santuari sacri dedicati ad Apollo e agli attromanti presentano sempre un aspetto superiore e un aspetto inferiore, che si riscontra già solo nell'aspetto fisico, geologico di questi posti. Per esempio pensiamo a Delfi, dove c'è un Onfalos, una grotta sotterranea con una sorgente d'acqua sacra, che anche qui troviamo in tutti i siti apollinei. Troviamo il simbolo del serpente assiso sull'albero, che appunto è l'alloro di Delfi ed è l'immagine dell'albero cosmico, e tutti questi, questa coincidenza oppositorum tra mondo superiore e mondo inferiore la ritroviamo in tutti quei siti appunto che troviamo sulla linea sacra cosiddetta di San Michele. Adesso se noi andiamo ad analizzare questi siti che si trovano su questa linea sacra, scopriamo in realtà che già esistevano in epoca pre-cristiana, ma non solo, addirittura si pensa che fossero esistiti addirittura in epoca neolitica quantomeno, addirittura alcuni autori sostengono addirittura paleolitica, per esempio parlando del sito pugliese del Castel Sant'Angelo, che in cui le due date che vengono considerate sacre all'Arcangelo Michele sono legate alla levata delle Pleiadi e anche alla transumanza dei pastori. Quindi qui si parla di una tradizione pastorale che anticipa addirittura l'agricoltura. Quindi come si può pensare che queste tradizioni sacre e sapienziali siano unicamente legate al contesto temporale cronologico cristiano? Chiaramente non è possibile. Questi siti che si trovano su questa linea sacra d'altronde erano sacri, per quelle poche fonti che ci sono arrivate riusciamo comunque a capirlo, alle rispettive divinità della luce. I primi tre siti su questa linea sacra, quelli dell'ambito celtico, anzi quattro contato anche quello piemontese: Skellig Michael in Irlanda, Mont Saint Michel Saint Michael Mount in Inghilterra, dall'altra parte della Manica Mont Saint Michel, che è il sito gemello, la sacra di San Michele in Piemonte, Castel Sant'Angelo in Puglia. Quelli comunque dell'ambito celtico erano connessi a Lugh, a Beleno, il dio della luce equivalente di Apollo, che aveva come paredra, come sposa e come sorella Belisama nel caso di Beleno, e Lucina, Lusina, da cui poi deriva la Melusina del Medioevo, delle leggende medievali. Questa donna metà serpente, anche qui ritorna l'archetipo del serpente e del drago, che è sempre collegato ad Apollo, e poi vedremo perché al mito polare, alla stella polare, all'antica stella polare. Quelli invece appunto il sito pugliese e poi quei siti dell'antica Grecia che si trovano sulla linea sacra di San Michele, quindi Castel Sant'Angelo in Puglia, e poi in Grecia troviamo Delfi, che ovviamente è il sito sacro apollinio più noto e più importante, Delo, dove secondo il mito Apollo nacque, l'isola di Rodi, chiamata l'isola del sole e sacra anch'essa ad Apollo, ma anche Atene, la stessa Atene dove le fonti antiche riportano l'esistenza di un santuario sotterraneo all'Acropoli dedicato proprio ad Apollo, addirittura esistente ancora prima della costruzione dell'Acropoli. Quindi si sta parlando di un ambito cronologico molto antico, che va al di là delle conoscenze storiche che noi abbiamo di questi siti. E poi se noi, questi siti ovviamente erano sacri ad Apollo, e se noi scendiamo ancora in questa linea sacra arriviamo al Monte Carmelo, che si trova in Palestina. Questo monte era sacro a una divinità anch'essa della luce appunto, e che presenta però anche dei caratteri per così dire oscuri, e che comunque come Apollo e Lugh nei siti celtici e della Magna Grecia presenta questo aspetto di coincidenze oppositorum tra i due aspetti. Ora, questa la linea sacra di San Michele è particolarmente importante, connessa all'ambito iatromantico e apollinio, perché si pensa, ci sono varie leggende che ci sono arrivate tramite addirittura il folklore romeno, il folklore dell'Europa orientale, in cui si racconta di questo dio della luce che
in illo tempore, cioè all'inizio dei tempi, uccise questo drago cosmico, di solito sono sette, ma possono essere anche di più, dividendo il suo corpo appunto in sette siti sacri o in nove siti sacri, per l'appunto, che sono appunto quelli sulla linea sacra, poi se si va a vedere. E proprio in questi siti è possibile ad accedere a questa conoscenza sapienziale, entrando in contatto con questo dio della luce, sì, ma anche della coincidenza oppositorum tra luce e oscurità. In questo senso l'armonia apollinea non riguarda solo un'armonia lucente, ordinata, come pensavano i germanisti, ma appunto un'armonia che include gli opposti, i contrari, e li armonizza tra loro. Non è un caso se Pitagora e altri iatromanti parlavano continuamente dell'armonia delle sfere. Il numero 7 chiaramente è collegato ai sette pianeti, compresi la Luna e il Sole, conosciuti dalle popolazioni antiche. E questi sette pianeti è come se fossero, cioè questi sette siti sulla linea sacra, è come se fossero un'immagine terrena di questi sette pianeti che ruotano intorno al drago, che è la stella polare che sta nel punto più elevato, nel punto assiale di questo albero cosmico. E con questo ci colleghiamo appunto a questo oltreluogo, io lo chiamo nel libro, questo oltreluogo iperboreo, polare, assiale, che sta al punto culminante della creazione, del cosmo. Cosa vuol dire il punto assiale, il punto polare? Secondo questi antichi miti, era questo l'unico punto del cosmo in cui il ciclo cosmico non subiva quella consumazione cronologica, quella degradazione appunto che segue alla nascita delle stagioni, alla nascita del tempo e della morte, ed era considerato come una sorta di oasi in cui il dio dell'età dell'oro, il dio della luce, riusciva a sopravvivere con i suoi adepti che venivano rapiti dalle ninfe, dalle muse, per l'appunto. Questa leggenda la ritroviamo in ambito latino con il dio Saturno. Il dio Saturno è greco anche, non solo latino. Il dio Saturno nella leggenda latina, in seguito all'usurpazione del trono da parte del figlio Giove, si occulta nel territorio sotterraneo del Lazio, del Latium. Latium vuol dire nascosto, occulto. Nella tradizione greca il dio Cronos, dio re dell'età dell'oro, dorme in uno stato di vita nella morte sull'isola di Ogigia, che si trova all'estremo nord e all'estremo ovest del cosmo. Qui con Saturno, oltre all'estremo settentrione, c'è anche questo elemento dell'estremo occidente. Perché? Perché l'estremo occidente è legato appunto al concetto del dio re dell'età dell'oro, che defunto in questo stato di vita nella morte attende la rinascita, attende il ritorno dell'età dell'oro. È una tradizione che troviamo per esempio anche in Egitto con Osiride. Osiride, dopo essere fatto a pezzi, ucciso da Set, viene in qualche modo portato da Iside in questo regno estremo occidentale chiamato Lamenti, Amenti, qui il suo corpo viene tenuto tramite l'utilizzo di speciali oli che ci ricordano l'ambrosia, il miele, sempre questi, la marita indiana, eccetera. Viene tenuto in questo, come il Cronos greco, in questo stato di vita nella morte, attendendo l'età dell'oro. Questo è un mito che noi ritroviamo anche nel ciclo arturiano. Re Artù, dopo essere stato ucciso in battaglia, viene prelevato dalla fata Morgana e dalle altre fate, che sono ovviamente l'equivalente delle ninfe e delle muse apolline, e viene portato sull'isola di Avalon. L'isola di Avalon si trova all'estremo occidente e all'estremo settentrione del cosmo. È lo stesso archetipo identico dell'Iperborea. In questo luogo Artù, esattamente come Cronos, esattamente come Apollo nell'Iperborea, esattamente come Osiride, attende in questa condizione sospesa di vita nella morte il ritorno dell'età dell'oro, il ritorno di quando, dal momento in cui riprenderà il potere. Infatti di Re Artù si dice re una volta, re in futuro. È lo stesso concetto. Quello che era il re, dio re dell'età dell'oro, lo sarà nuovamente quando tornerà l'età dell'oro, ovvero quando il continuum spazio-temporale verrà consumato da questo fuoco cosmico alla fine del ciclo. E questo appunto fuoco cosmico, come vedremo anche in ambito apocalittico, porterà la consumazione finale del cosmo, in qualche modo la purificazione.
Quindi vedremo poi meglio che c'è da una parte un elemento di distruzione. Apollyon, il nome di Apollo deriva dal verbo greco che significa distruggere. Giorgio Colli, grandissimo filosofo torinese, individuò appunto questa caratteristica di Apollo come il grande distruttore, quello che nella tradizione induista possiamo vedere Shiva. Shiva è il dio del campo crematorio, ma questo campo crematorio non è inteso semplicemente come il cimitero e come la pira funeraria nel suo senso fisico, è una pira funeraria che con le sue fiamme avvolge l'intero cosmo, lo purifica, lo distrugge e lo purifica e porta ogni cosa, ogni anima alla sua fonte primordiale. Ancora una cosa c'è da dire su Artù però. Artù è legato già dal nome a Arturo, la stella che è considerata nella tradizione greca quella che era la stella polare in seguito, cioè diciamo così, nel periodo più prossimo a noi. La stella polare precedente era invece Alpha Dragonis, la testa del drago, la stella che era quella più luminosa della costellazione del drago. Questo è particolarmente interessante perché il nome di Artù, oltre a derivare dalla stella Arturo dei greci, è anche connessa all'orso. E l'orso è considerato anche nella tradizione celtica, ma anche nella tradizione induista, una sorta di passaggio in un secondo momento da un'autorità spirituale più elevata. E se l'orso viene considerato connesso alla classe guerriera, questa divinità più primordiale era invece connessa a un ambito più sapienziale, sacerdotale. E allora è particolarmente interessante che nel ciclo arturiano il padre di Re Artù, che era re prima di lui, Pentragon. Insomma, Pentagon significa la testa del drago, il capo del drago, ed è esattamente la stella di Alpha Dragonis, cioè quella che era la stella polare precedentemente di Arturo, appunto, ed è la stella polare attuale. Quindi c'è un passaggio nelle varie tradizioni di un dio dell'età dell'oro, Saturno, Giove, Pentagon e Artù, e via dicendo, nelle varie tradizioni in cui questi due simboli ricorrono. Il primo simbolo è quello del drago, il secondo è quello dell'orso, e sono legati appunto uno a un'epoca d'oro primordiale in cui era la classe sacerdotale, quella principale per così dire, a una invece un passaggio a un'età più guerriera, ecco, per così dire. Questo re occulto in esilio che dimora in queste isole atemporali, nei vari miti viene circondato da beati che lui rapisce in spirito e che vivono con lui in queste isole atemporali, in cui attendono appunto la fine dei tempi e la battaglia finale. Pensiamo anche alla tradizione norrena, nordica, in cui Odino rapisce in battaglia i suoi fedeli e li porta nella Valhalla, che è questo mondo connesso ad Asgard, che come sappiamo è il punto assiale polare dell'albero cosmico dell'Yggdrasil degli antichi norreni, e nella Valhalla, come nelle varie isole sacre, Iperborea, Ogygia, l'Avalon dei Tuatha De Dana, quella celtica, queste anime rapite vivono in uno stato di eterna primavera. Il tempo non passa, non vivono una seconda morte, è come se rimanessero in vita in questo stato beato fino alla consumazione del ciclo cosmico, in cui appunto saranno chiamati a combattere insieme al dio della luce, cioè ad Apollo negli oracoli sibillini, a Odino nella tradizione norrena, a Kalki, che è l'ultimo avatar di Vishnu in quella induista, e a Maitreya, Buddha, che è l'ultimo avatar di Buddha in quella buddista. E proprio negli oracoli sibillini noi troviamo un collegamento con l'Apocalisse di Giovanni, e qui giungiamo al titolo del libro, L'angelo dell'abisso. L'angelo dell'abisso viene detto da San Giovanni Evangelista, che viene detto in greco Apollyon e in ebraico Abaddon, e Abaddon in ebraico significa appunto l'abisso. Questo abisso è cosa ben diversa dall'Ade,
o dalla Gehenna ebraica, che invece è il regno delle ombre dei morti. Questo abisso sembra essere piuttosto un oltreluogo primordiale in cui appunto si verifica la coincidenza oppositorum di cui dicevamo prima, in cui l'alto e il basso, la luce e l'ombra, lo spazio e il tempo scompaiono, perché praticamente gli opposti si annullano a vicenda e rimane solo l'eternità pura, senza distinzioni, senza dicotomie. E queste isole atemporali appunto sarebbero nelle varie tradizioni questi vari luoghi sottili in cui queste anime beate vengono rapite. C'è un trattato di un certo Aristea di Proconneso, che purtroppo a noi non è arrivato intero ma solo per estratti e per citazioni, in cui Aristea racconta come con degli stati mistici sciamanici giungeva all'Iperborea Apollinea e descriveva esattamente questa comunanza di anime beate che vivevano con Apollo, allo stesso modo delle anime beate rapite da Saturno, rapite da Odino e da tutte queste altre divinità dell'età dell'oro, appunto. Ma ritorniamo allora all'Apocalisse di Giovanni e cerchiamo di capire in che modo si possa collegare agli oracoli sibillini e alla tradizione apollinea. San Giovanni scrisse, secondo il mito, secondo la leggenda, il libro della Rivelazione sull'isola greca di Patmos. Ora, quest'isola greca si trova quasi sulla linea sacra di San Michele, è distante di poche centinaia di metri da questa linea di San Michele e è molto vicina a luoghi come Delo, come Delfi, come Rodi. Si trova praticamente su questa linea sacra e sembra che anche la stessa modalità in cui Giovanni Evangelista scrisse il libro della Rivelazione vada di pari passo alla tecnica della incubazione degli antichi iatromanti greci. Infatti San Giovanni si dice che scrisse il libro della Rivelazione vivendo in una grotta sotterranea per un periodo lunghissimo di tempo, in cui ebbe queste visioni della consumazione finale del mondo. L'angelo dell'abisso, secondo Giovanni, è l'arcangelo Michele, che suonando la quinta tromba dell'Apocalisse fa scendere dal cielo questa stella, Assenzio viene chiamata, che io individuo essere una sorta di immagine luciferina, che è l'immagine oscura del Dio della luce. Quindi abbiamo da una parte questo angelo dell'abisso, che è appunto Apollo San Michele, che è l'immagine positiva, diciamo così, purificatrice, e invece questa stella che viene fatta cadere sulla terra è l'immagine oscura e distruttrice della medesima divinità. Su Lucifero ci sarebbero molti collegamenti da fare anche con Fetonte, per esempio, il cui mito vuole che sia ovviamente figlio di Apollo, che prese il cocchio dal sole e cadde, si dice, proprio nella Val di Susa, dove adesso c'è la Sacra di San Michele, incendiando il cosmo, incendiando la Via Lattea, la Via Solare. Quindi un'anticipazione della consumazione finale del cosmo. Un'immagine che troviamo d'altronde nello stesso Ragnarok dell'Edda di Snorri, in cui si racconta come il sole e la luna vengono inghiottiti da questi lupi cosmici oscuri, il lupo tra parentesi animale sacro ad Apollo, e si ritrova anche nel mito di nascita di Apollo a Delo. La madre di Apollo, Latona, prende la forma di lupo quando lo concepisce, è seguita da una schiera di adepti che prendono anch'essi la forma di lupo, e addirittura si dice, questa è una frase importantissima, che quando doveva nascere Apollo e Latona aveva le doglie, Zeus aveva, in realtà la moglie di Zeus era, l'aveva obbligato a farlo nascere in un luogo in cui vi era un'oscurità tale che, c'è questa parola greca bellissima, in cui solo i lupi riescono a vedere. E questo secondo me è importantissimo, perché proprio se noi andiamo ad analizzare le leggende sulla fine del ciclo cosmico, sarà quel momento di massima oscurità, la fine dell'età del ferro, dell'età del lupo secondo il mito norreno, in cui appunto dice la leggenda della nascita di Delo ad Apollo, l'ultimo momento della notte prima che risorga l'alba, quindi l'ultimo momento, quello più oscuro del ciclo cosmico, in cui solo i lupi riusciranno a vedere, che anticiperà appunto il ritorno dell'età dell'oro.
E riallacciandoci appunto tramite l'Apocalisse agli oracoli sibillini, vorrei anche dire due parole sulle sibille. Le sibille, come gli iatromanti, erano l'aspetto, diciamo così, femminile degli iatromanti, degli adepti di Apollo, la Pizia di Delfi, la sibilla cumana, una serie di sibille che Varrone, autore greco, riconosce il numero di 10, esattamente come i Saecula della tradizione etrusca e come gli avatar di Vishnu che segnavano i mini cicli cosmici all'interno del Manvantara. È importantissimo l'operato delle sibille, equivalente a quello degli iatromanti, ed erano connesse anche qua al serpente, al drago, a questo elemento polare, ma anche in qualche modo draconico. Il drago in queste tradizioni, oltre a essere legato ad Alpha Draconis, in qualche modo rappresenta anche una sorta di tempo infinito, di Aion. L'allieva junghiana Mary Louise von Franz riconosce in Aion sia il principio animico che i greci chiamavano Daimon, sia questa sorta di serpente cosmico Uroboros che con le sue spire circondava l'intera creazione e l'intero cosmo. Nel mito norreno viene detto che alla fine dei tempi, al momento del Ragnarok, questo serpente esonderà dal suo luogo dove è stato messo, causando appunto l'invasione delle forze caotiche e causando appunto la fine del ciclo cosmico. E noi troviamo la stessa immagine del serpente, oltre che nel mito apollineo dell'uccisione di Pitone, a Delfi chiaramente, anche nell'Apocalisse. Nell'Apocalisse abbiamo questo scontro con il serpente antico, con il drago antico, questo Leviatano che tra l'altro presenta delle connessioni etimologiche con il drago cosmico della tradizione babilonese, ma anche con Latone, il cui nome presenta delle connessioni con Ladona, madre di Apollo, era il drago che custodiva le mele d'oro delle Esperidi, e le Esperidi erano una di queste isole beate, poste all'estremo occidente, in cui appunto questo drago assiso su questo albero cosmico teneva di guardia queste mele d'oro riservate solo agli dèi. E quindi noi vediamo come questo serpente assiso all'albero cosmico abbia da una parte un lato positivo di guardiano di queste mele d'oro e dall'altro poi un aspetto distruttivo che alla fine del ciclo cosmico appunto distruggerà il mondo. Controllo un attimo quanto mi manca, sì, direi che siamo quasi in chiusura. E allora ritorniamo infine agli oracoli sibillini. Gli oracoli sibillini erano una serie di profezie che erano stati scritti, innanzitutto era orale la tradizione, poi con il passaggio dalla fase etrusca a quella latina romana sono stati messi per iscritto e sono stati, secondo il mito, venduti dalla sibilla cumana Numa Pompilio, in numero di 12. Inizialmente Numa Pompilio non li volle comprare, e allora la sibilla cumana iniziò a bruciarne uno, iniziò a bruciarne due. Allora Numa Pompilio capì che forse era meglio che scendesse a patti con questa sibilla e accettò di acquistare questi testi sacri. Dagli oracoli sibillini nasce tutta la tradizione romana fondata sulla veggenza, fondata sulla profezia. E anche se a noi sono arrivati modificati ovviamente nei secoli dai cristiani e dagli ebrei con il nome di libri sibillini, noi possiamo vedere in questi libri sibillini gli stessi topoi che troviamo sia nell'Apocalisse di Giovanni, sia nel Ragnarok degli antichi norreni, sia in tutti quei miti indoeuropei con la venuta di Kalki, di Maitreya, che porteranno alla consumazione finale del ciclo cosmico. Negli oracoli sibillini è chiaramente Apollo la divinità che, giungendo alla fine del ciclo cosmico, porterà il mondo a bruciare e a purificarsi. E ora voglio concludere collegandomi a quanto ho detto prima sul raccolto. Abbiamo già detto che la festa del dio celtico della luce, Lugh, cadeva il 1° agosto ed era la festa del primo raccolto. Questo è molto interessante perché effettivamente anche nell'antica Grecia ci sono delle ricorrenze sacre legate ad Apollo in cui si parla della semina e del raccolto, quella delle cosiddette offerte iperboree. Adesso non mi voglio dilungare perché è una questione un po' lunga, però quello che è importante sottolineare è che nella tradizione greco-romana
ci sono due dei più importanti degli altri in tema di ciclo cosmico. Uno che è Saturno, che apre il ciclo cosmico, ed è il Sator, il seminatore, colui che all'inizio del ciclo semina tutti i semi che poi nel ciclo cosmico andranno a svilupparsi, a manifestarsi. Apollo invece di contro è il dio che chiude il ciclo cosmico e viene considerato il Soter, cioè il salvatore, colui che alla fine del ciclo cosmico raccoglierà questi semi, compirà questo raccolto finale e separerà, come si dice poi nella tradizione cristiana, la pula dal grano, cioè separerà i salvati da quelli che invece, non avendo sviluppato dentro di sé questa luce, questa scintilla, verranno semplicemente consumati da questo fuoco finale, consumatore, distruttore. Quindi questo fuoco distruttore, consumatore del ciclo, per alcuni sarà purificatore, nel senso che brucerà tutte le scorie, tutto l'aspetto fisico, animico anche, e lascerà intatta solo quella scintilla di luce che poi appunto verrà portata a quella fonte originaria che viene connessa a questa isola assiale polare in cui il dio della luce, in qualunque modo lo vogliamo chiamare, dimora in questo stato di pura luce, di primavera eterna. E allora alla consumazione del ciclo cosmico l'operato di questo fuoco consumatore purificatore porterà tutte queste scintille presenti nel cosmo alla loro fonte originale. Vi ringrazio tutti dell'attenzione, allora a questo punto lascio a voi la possibilità di farmi qualche domanda se l'ho ritenuto opportuno. Grazie a tutti. Bene, intanto grazie Marco, penso che non basterebbe una vita per approfondire anche ogni singolo dettaglio che ci hai detto, dallo sciamanesimo greco all'Apocalisse. È veramente molto, molto interessante, e naturalmente vi invito tutti quanti sia a visualizzare e a seguire la pagina Axis Mundi, di cui Marco appunto è direttore. E questa rivista meravigliosa che si occupa di antropologia, storia delle religioni, folklore, letteratura del fantastico e quant'altro, e naturalmente anche la nostra pagina Donne di Fuora. E ho visto Marco che stavi prendendo qualche appunto, non so se vuoi spezzare tu il ghiaccio, e naturalmente poi lascio anche a voi la possibilità di fare delle domande. Vabbè, già c'è tanta carne al fuoco, diciamo che sì. Aggiungo solo due cose. La carne al fuoco, tra l'altro, ci sta come espressione, no? Visto di quando stiamo parlando. Faccio solo qualche altro parallelismo con quella che è la mia tradizione, che magari è stata trattata nel testo solo in parte. Quindi si parla quindi di questo dualismo Apollo-Dioniso, no? Quindi si parlava del fatto che magari si pensava, uno tenderebbe a pensare che gli sciamani di quella tradizione sono più legati a Dioniso, mentre invece gli atromanti erano legati ad Apollo. Ora, qualcosa di simile si potrebbe dire anche per la tradizione sciamanica induista, perché questo dualismo Apollo-Dioniso si rispecchia nel dualismo Vishnu-Shiva, di fatto. Quindi Dioniso... O anche Enkidu. Esatto, sì, è vero. Anche Enki e Enlil in quella babbina. Ah, sì, io chiaramente. Oppure anche quel santico Attol e Tezcacipoca. Esattamente, oppure sì. Oppure anche Michele e Uriel. Certo, assolutamente. Uriel è legato a Saturno, tra l'altro. Dappertutto. Esatto. Questa... Un po' lo tratto nel libro, anche questa... Ma apparentemente popoli disparati. Assolutamente. A livello storico, sì. A livello geografico, eppure... Assolutamente. Questa cosa è agghiacciante. Ti ringrazio per l'intervento, è vero, molto puntuale. Quindi c'è questo dualismo Shiva-Vishnu. Ora, Shiva lo possiamo quasi identificare in Dioniso, cosa che non faccio io, ma sono fatto da Danielo, quindi c'è proprio un testo, un libro dedicato, sì. Shiva e Dioniso, quindi è famoso. Pubblicato da Delphi. Ora, non sono due figure che possono coincidere al 100%, ma ci sono importanti parallelismi da fare. E Apollo in effetti è Vishnu da un certo punto di vista, e qui è già stato ampiamente dimostrato.
Vishnu si tende, infatti questi aspetti un po' più, diciamo, borderline, eccetera, vengono riconosciuti un po' più in Dioniso, mentre quelli un po' più luminosi in Vishnu, scusate, in Shiva. Ti interrompo un secondo, pensiamo all'immagine di Vishnu che in questo stato di sonno, di coma, su questo serpente cosmico crea i mondi e i cicli cosmici, esattamente come Saturno, re dell'età dell'oro, in questo stato di vita nella morte, o di Apollo a Iperborea. Assolutamente. Quindi Apollo sarebbe Vishnu. Ora, l'idea è proprio come abbiamo detto qui, solitamente Apollo tende a essere considerato una divinità di luce, ma possiede anche un aspetto oscuro. Lo stesso identico errore viene fatto per quel che riguarda la tradizione induista. Cioè Vishnu si tende a vedere come divinità di luce, di purezza e basta, mentre invece anche Vishnu possiede degli aspetti oscuri, e anche Vishnu è collegato alla tradizione sciamanica. Io stesso conosco di persona, ho conosciuto di persona sciamani o sciamane che sono più legati a Vishnu piuttosto che a Shiva, che lavorano più con Vishnu che con Shiva. Ora, quindi Vishnu solitamente viene visto come divinità di luce, di purezza e di ordine e quant'altro. Si pensi agli Hare Krishna, quindi gli Hare Krishna che sono molto carini, cioè tipo... molto carini, molto, diciamo, luminosi da un certo punto di vista, molto improntati a un certo tipo di purezza, non fanno tutta una serie di cose, non mangiano tutta una serie di cose, però sono devoti di Vishnu, no? Quindi di Krishna, che è un aspetto di Vishnu. Ma in realtà Vishnu possiede un aspetto oscuro che è molto importante e lo si nota anche in alcune sue manifestazioni, alcuni avatar, possiede aspetti erotici legati all'eros, quale ad esempio Krishna connesso a, perché Krishna è di fatto una divinità di eros, è chiaro, Krishna con le gopi eccetera eccetera, Krishna che è connesso tra l'altro a una tradizione pastorale che è stata comunque citata sì. Prima poi ci sono aspetti di Vishnu che sono violenti. Nella tradizione apollinea c'è Daphne, che è questo sì. Pastore dell'età dell'oro, che è legato appunto a Apollino, appunto. Bene, quindi ci sono aspetti anche la loro stessa, sì, la loro, certo, sì. Quindi ci sono aspetti di Vishnu che sono ad esempio distruttivi, come Narasimha, quindi Narasimha è una divinità leonina, per certi versi simile a Sekhmet egizia, quindi molto molto distruttiva. Ci sono aspetti violenti come Parashurama e quant'altro. Quindi in realtà in entrambi i casi Vishnu Shiva, e sono presenti entrambi questi aspetti, perché sono entrambe divinità in cui c'è la coincidenza degli opposti, trattandosi di divinità ritenute essere non duali e supreme. E non duali, esattamente. E per ciò che riguarda gli abissi, esiste un aspetto di Vishnu che non conosce nessuno, ma proprio nessuno tranne pochi addetti ai lavori, che si chiama Venkateshwara, che è una divinità oscura abissale, il signore degli abissi, colui che riassorbe nell'abisso cosmico e quindi nel Brahman ogni cosa, e questo è un aspetto di Vishnu oscuro, poco conosciuto. Quindi Venkateshwara è l'angelo dell'abisso, sì, della nostra tradizione in un certo senso. Abaddon. Come? Abaddon è l'abisso in ebraico e Apollyon in greco, Abaddon è l'abisso in... Sì. Poi è stato citato Kalki, quindi c'è il tema, certo, apocalittico anche relativo a Vishnu. Anche lì ci sarebbe il discorso da fare, che Kalki e l'Arcangelo Michele, Apollo sono i portatori di spada, ed sono anche connesse all'immagine del cherubino che guarda la porta del paradiso, appunto con questa spada infuocata. E sì, infatti negli oracoli sibillini, ma anche nell'Apocalisse, si dice che Dio, Apollo, insomma San Michele, porterà la fine del cosmo con la spada e con il fuoco, cioè questi due elementi, ecco. Anche se il fuoco e la luce sono elementi plurieli. Sì, infatti, sì, esatto, sì. Riguardo Apollo c'è anche l'episodio con la sorella Artemide Diana, che vanno a uccidere Orione, certo, il cacciatore, con lo scorpione. Quello è un aspetto cosmologico anche. Vabbè, anche mitologico. Sì. Ah, scusa, ti interrompo, mi è venuto in mente un altro parallelismo che forse non conosci. La stella polare nella tradizione indù è chiamata Dhruva. Ah sì, certo. Dhruva è nella tradizione devoto di Vishnu. Ah ok, sì.
Sì, comunque non nomino Dovan, non mi soffermo tantissimo, però sì, ne parlo brevemente. E comunque c'è proprio la connessione esplicitata tra Dioniso e Shiva. Nel Dionisia, che è un testo poco conosciuto, qui si scrive come, innanzitutto, prima di essere Dioniso era Zagreo. Sì, Dioniso Zagreo, sì, sì. Okay. Dopodiché, nel tutto il suo percorso, Dioniso va in India a viene chiamato Shiva. Un'altra divinità di cui io parlo nel libro in connessione con Apollo è il Fanes degli Orfici. Fanes era considerato nei misteri orfici il primo nato, Protogonos, quella scintilla di luce primordiale che nacque prima di ogni altra cosa. Il nome Fanes significa splendore luminoso, praticamente, viene tradotto in questo modo. E secondo il mito, Fanes deteneva il potere sull'intero cosmo e lo lasciò prima a Nyx, la dea della notte, quindi dell'abisso primordiale, e poi se ne impossessò Zeus, ma il modo in cui Zeus se ne impossessò che è interessante, se ne impossessò divorando Fanes, perché Fanes era questo aspetto luminoso e Zeus solo divorando Fanes riuscì a guadagnare il dominio sul cosmo intero, e da lì, secondo il mito greco-romano, inizia la divisione del tempo, delle stagioni, del ciclo cosmico in quattro sottocicli e via dicendo. Fanes si fece divorare. Si fece divorare, c'è questa frase che dice: Fanes si fece divorare perché, avendo già in potere tutto il cosmo, non aveva particolare interesse a mantenerlo, perché aveva già tutto in sé, era questa luce che avvolgeva tutto, precedente alla creazione, precedente al continuum spazio-temporale. E quindi c'è questo sacrificio originario del dio primordiale, che come Zagreo, che guardandosi allo specchio poi viene ingannato dai titani, che ovviamente lo uccidono, lo sacrificano, e tutto quanto. E da lì c'è, come il mito di Osiride, tra l'altro, lo spezzettamento di questo dio primordiale in varie parti, e poi questo tema, questa tematica della ricongiunzione dei vari pezzi che vanno messi insieme in qualche modo. C'è per ritrovare dire che Fanes è simile come parola a Fanuel, che sarebbe il volto di Dio, ma anche a Fetonte, a Fenon, sì. È Fetonte, sì, sì, sì. Dicevo Fanuel perché si ricollega. Certo, c'è qualche domanda, qualcuno vuole sì. Assolutamente, ma anche fuori poi c'è scritto San Michele, pazzesco. Certo. Perché intanto io mi occupo ormai da anni, scrivo un romanzo dedicato, insomma, ambientato nella Sicilia preistorica, per cui ci troviamo in una dimensione siciliana ancora pre-europea. Comunque, stringendo, proprio in questi giorni io ho scritto i capitoli che riguardano l'inizio della mia protagonista in un santuario ipogeico dedicato al serpente, in cui lei ottiene la visione della stella polare e del cosmo che incredibile. C'è veramente una cosa sì. C'è veramente, una sincronicità. Una sincronicità incredibile, perché io questo libro lo porto avanti da anni. E proprio oggi. Incredibile. È veramente una cosa incredibile. Ma poi ogni volta tutto quello che scrivi si realizza. Già mi ricordo, me lo dicevi anni fa, quindi c'è il suo libro, lo voglio. Si realizza nel mondo. Sì. Grazie. Quindi, intanto volevo condividere con te questo momento, insomma, di stupore personale, e poi aggiungere un'osservazione sulla Sicilia, perché appunto, come ti dicevo, anche una volta recentemente ti ho commentato su Facebook, sulla tua pagina, proprio a proposito della presentazione di questo libro, comunque della tematica affine, sulla situazione dei santuari siciliani. Ah sì, certo, mi ricordo benissimo, sì. Cecilia, giusto? Sì, molto piacere. La situazione dei santuari preistorici che in Sicilia non sono ancora indoeuropei, perché la Sicilia, ok, viene indoeuropeizzata con il processo di realizzazione, quindi in un'epoca già relativamente tarda, mentre
la Sicilia tipogeica, quella dei santuari in grotta, che è una Sicilia molto, molto, molto più antica. E però, nonostante la tradizione siciliana ancestrale, che non è ancestrale, non sia una tradizione indoeuropea, la sianità dei santuari è ugualmente presente. Abbiamo sempre, ormai, io mi occupo di archeologia, faccio esplorazioni, cerco di trovare una logica in tutti questi siti archeologici che sono tantissimi, praticamente ignoti, sconosciuti, e ne approfitto anche per rendere nota la Sicilia preellenica, che è importante, ha espresso una civiltà importante che viene completamente ancora ignorata dalla ricerca accademica. E quindi ritornando a questo concetto della serietà, noi la troviamo rispecchiata nell'ipogeismo siciliano, che trova sempre una controparte che io dico di vetta, per cui sì, abbiamo questi santuari in grotta nelle viscere della terra scavati in vetta, in vetta, esatto, o altari rupestri, vasche lustrate, per esempio. Per esempio il sito pugliese di Castel Sant'Angelo, vi è la grotta ipogea a cui si accede tramite la vetta del monte, e questa cosa c'è anche a Delfi. E tra l'altro, se io nel libro parlo dei due siti sulla linea sacra di San Michael Mount e Mont Saint Michel, che l'immagine è quella dell'isolotto a forma di monte sull'abisso, sul mare, sull'oceano. Quindi c'è anche qui, c'è sempre questa coincidenza oppositorum tra il mondo superno e il mondo infero abissale, non infero nel senso di demoniaco. L'unica differenza, ma a questo punto il potrebbe essere femminile. Allora, sì, c'è questo aspetto, sicuramente sì, perché nel mito più famoso di questa linea sacra, che è quello della presa di potere di Apollo a Delfi, precedentemente era la dea Gea, con la sacerdotessa legata anche qui al serpente, che poi, occhio però, non viene fatta fuori da Apollo, diventa semplicemente la voce di Apollo. Quindi c'è un passaggio di consegne, sì, assolutamente, tra, sì, esattamente. È anche interessante ricordare che, secondo Caroli Cheregni, non c'era solo un serpente pitone, ma c'era innanzitutto una pitonessa che si chiamava Delfi, da cui appunto il nome del sito. E Delfi è il grembo, l'utero, l'abisso. In seguito, secondo Cheregni, il mito originario voleva che Apollo uccidesse questa pitonessa di sesso femminile, e a questa pitonessa fosse sostituito un serpente maschile, che è appunto Pitone, che appunto viene ricordato nei miti riguardanti Delfi, per cui c'era questo alloro che era il simbolo dell'albero cosmico, e Pitone vi era assiso con le sue spire circondando questo albero cosmico. Quindi prima c'era una serpentessa, dragonessa femminile legata all'abisso, all'ambito apogeo, e poi invece Pitone, che è legato all'ambito verticale e assiale. Rimasto più tipo Atena con Catania. Sì, ma qui si tratta di una cosa di un ancestrale, tant'è che nei santuari, in questi santuari assiali, ipogeo, apogeo, generalmente la consacrazione è una donna, ancora oggi. Certo, un esempio importante è quello del tempio di Erice, con un ipogeo in una grotta, proprio alla base del promontorio su cui sorgeva il grande tempio di Venere di Cina. E in questo ipogeo sono stati ritrovati anche dei pittogrammi che hanno veramente la forma del labirinto, proprio sono pittogrammi di 5 certo. anni fa, sono stati datati all'età del rame, proprio creati nel punto più oscuro della grotta, che sarebbe l'utero, appunto, le viscere di una dea di cui adesso abbiamo il nome, e nella parte superna abbiamo questi lineati, questo storicamente era illustre Venere di Cina, per cui abbiamo questa idea che si sdoppia anche qui una dea attuale, che ha una parte doniaca, certo, e una parte uranica. Ma è anche molto particolare questi
in cui io sto ambientando questa fase del mio romanzo, quindi con cellule, oltre 35 cellule, grandissime, un labirinto sotterraneo, sconosciutissimo, non lo conosce nessuno, andate a visitare ed è vicino a Ragusa. E la altra cosa molto particolare è che questi museo si trova alle fante del monte più importante degli Iblei, dei monti della catena Iblea, che è una catena montuosa che era già importante in epoca greco romana per la produzione di miele. Vedi, sì. Guarda casa, prende il nome dalla grande dea Ibla, che era una melissa, era un'agricoltrice, quindi torna il significato, il simbolismo alchemico del miele. E Ibla è che questo monte centrale, attorno a cui si sviluppa geologicamente la corona Iblea, è il monte Lauro. Naturalmente, sì. Faccio anche un altro paio di appunti approfittando del suo puntualissimo intervento. Su Axis Mundi, sul sito di Axis Mundi, trovate un articolo che io ho scritto in cui ho cercato di mettere in luce i parallelismi tra i santuari mariani, quindi alla Madonna, e quelli antichi alle dee e soprattutto alle fate, alle ninfe. E un altro appunto che faccio nell'appendice, quello sull'Apollo celtico, è il caso paradigmatico di Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco nacque in un paesino in Francia che era famoso perché c'era questo albero delle fate, in cui si dice che lei fin da bambina sentisse queste voci di queste entità mistiche femminili. Quando con l'avanzare dell'età, che era comunque giovanissima chiaramente Giovanna d'Arco, quando iniziò rendere noto agli altri queste sue visioni, disse che veniva a trovarla di notte questo angelo di luce che gli disse di essere l'arcangelo Michele. E quindi c'è questo, tra l'altro, un ultimo appunto che faccio perché sarebbe una storia troppo lunga ma molto interessante: l'arco ovviamente è uno dei due simboli di Apollo, Giovanna d'Arco. Di Apollo simbolo sono l'arco e la lira, dice Giorgio Colli. Il nome dell'arco è vita, ma l'effetto dell'arco è morte. Questo è un commento di Giorgio Colli che io trovo molto... L'arco è simbolo di Rama, abbastanza certo. Vita. E invece, scusami un attimo, invece la lira è simbolo dell'armonia delle sfere. La lira è formata ovviamente da 7 corde, una delle quali è uno dei pianeti, e quindi è simbolo appunto di questa armonia delle sfere di cui parlavano gli iatromanti, Pitagora e via dicendo. Grazie comunque a Cecilia Marchese, stimatissima ricercatrice, spero che ci sarà occasione anche di ascoltare la presentazione del tuo libro quanto prima, perché quando sarà finito. Sono molto curioso anch'io. Ne approfitto per invitarvi a seguire anche lei, la sua pagina. Qualcun altro vuole intervenire? Sì, direi che siamo quasi alla chiusura, quindi se ci sono altre... brevi domande, magari le ultime due. Carissimo Giulio, carissimo Gaetano, scusami, Giulio è il nome d'arte. Io volevo chiedere, dato che è passato in rassegna una vita di divini, di simboli, di figure mitiche, eccetera, secondo te tutto questo simbolismo, sia solare che storico, nasconde un'operatività di tipo palingenetico? La mia domanda è questa. Cioè, dietro tutti questi miti, queste leggende, anche allora, io innanzitutto Apollo più che un dio solare lo considero un dio polare, cioè un dio non tanto legato al sole come corpo astrale, come astro eliaco, ma proprio al punto assiale del cosmo. È quello che noi troviamo, è già stato menzionato da lui, nella tradizione azteca in Quetzalcoatl e in quella peruviana in Viracocha. Viracocha è il signore dei bastoni, e il bastone è il simbolo dell'albero cosmico, chiaramente il simbolo dell'assialità. E Viracocha ha come inviato questo uccello solare che si chiama Inti, che è il nome appunto del sole. Nella tradizione appunto inca, e quindi anche qui vediamo che c'è un aspetto del dio polare, e il dio solare in realtà è semplicemente un aspetto del dio polare, è come se fosse quella luce a noi visibile che ci collega alla luce invisibile. Sulla tua domanda della palingenesi, sì, dell'operazione palingenica che potrebbe... Vuoi rispondere tu?
Io dico semplicemente che non può che essere così, perché tutti i miti, nelle tradizioni di quel genere c'è sempre un'operatività dietro, quindi quelle più esoteriche, ma c'è sempre un'operatività dietro, quindi mi sembra scontata la risposta, però se tu volevi aggiungere qualcosa. Quella retorica. No, mi sembra corretta. Lo so, perché non può che essere così. Sì, mi sembra una giusta osservazione. Grazie. Qualche altra domanda? Magari... Posso? Prego. Hai mai sentito nominare tu della cosiddetta Marunna a Mecca? No, ammetto di no. Allora un regalo che faccio a te direttamente da Santi Correnti, un archeologo tipo dire catanese. Nel tempo, un tempo qua c'era l'ospedale di Santa Marta, un importante centro oftalmologico, che è una cappella, la cappella di Santa Marta. Guardando al di fuori, la fonte scritta, c'è una data, 1704, che è la data di fondazione di questa cappella. Prima ancora c'era la Mecca di cui parlava il nome antico dei siciliani, che aveva questa chiesa cappella, perché c'era una moschea dedicata alla Madonna, che come sappiamo bene tutti qua dentro, è una sorta di eresia per loro. Sì. Eppure, siccome vedeva prima ancora un tempio dedicato a tutte le vere divinità femminine presenti, quindi Ecate, Gaia, Tiamat, scorrendo, allora gli islamici, queste sorte di sufi, hanno deciso di costruire una moschea. Ecco, i sufi è un'altra cultura che io menziono nel libro, perché quello che i greci chiamano Iperborea o Gigia, questa isola temporale, viene chiamato dai sufi l'ottavo clima. Ne parla molto bene Eric Orben, autore che è massimo esperto di sufismo, o almeno di quelli che conosco io, poi magari non so se ce ne saranno altri più noti. Eric Orben descrive come i mistici sufi arrivino in spirito a questo ottavo clima, che sarebbe il punto della creazione più elevato, che anticipa il punto dell'eternità del cosmo. Quindi è paragonabile a tutte quelle isole atemporali in cui i beati dimorano con il dio Avalon. Con il dio Avalon è la versione, Avalon tra l'altro è la versione medievale di quella che anticamente dei Celti era chiamata Tirnagog, l'isola dell'eterna giovinezza. Ovviamente i topoi sono i medesimi di cui abbiamo già parlato, con Iperborea, Ogigia e tutti gli altri. Quello che vorrei permettere io a fare è che qua non stiamo parlando più di favole o racconti, qui stiamo parlando di storia, perché c'è un prima e un dopo. Io sono un grande appassionato di questi sincretismi e vado a piluccare tra tutte le varie versioni di Gamci, di Luglio e discorrendo. Fra l'altro si parla appunto dell'angelo Pavone. Certo, ne parlo anch'io. L'angelo Pavone Melchisedec. No, scusate, Melchisedec è l'altro, Melech Taus, che tra l'altro foneticamente ricorda anche qui Michele, Melchisedec, eccetera. Melech Taus è l'arcangelo più elevato del sistema degli Yazidi. E perché il pavone? Perché il pavone è il simbolo dei sette colori dell'arcobaleno, delle sette note, dei sette pianeti, e questi sette colori derivano dal bianco primordiale. Apollo veniva chiamato il dio del sette, perché da Apollo, che è il bianco primordiale, nascono i sette, cioè i sette pianeti, le sette note dell'armonia cosmica, le sette ninfe e via dicendo. Ci sono comunque il rapporto di questi sette colori, che poi troviamo nella tradizione norrena nel dio Heimdallr, che è il custode dell'arcobaleno Bifrost, che collega il nostro mondo ad Asgard, e sarà lui ad annunciare con uno squillo di tromba quando arriverà il Ragnarok, quando avverrà la fine del ciclo cosmico. In questo ha un ruolo identico a quello di Apollyon, San Michele nell'Apocalisse, che suonando il corno aprirà il quinto sigillo e darà appunto il via alla consunzione finale del mondo. Riguardo l'Apocalisse, il primo cavaliere, il primo sigillo, è un cavaliere con l'arco e le frecce, simbolo del popolo, che aveva una corona in testa. Certo. E molti, soprattutto i suoi di Geova, dicevano: ma che è questo qua? Magari è del Messina o altro.
Ora, noi non ci troviamo in un'epoca con una grande carestia, la siccità prolungata, da guerra NATO contro Cina, Taiwan, eccetera, ma soprattutto un coronavirus, che fra l'altro coronavirus è il termine, anzi coronavirus è il termine corretto inglese, perché in italiano sarebbe ghirlanda virus, eppure a noi è derivata come la produzione antica americana. Ok, grazie anche a Francesco. Grazie degli interventi. Ti ringrazio tutti della gentilissima attenzione. Chi è interessato ad acquistare sia L'Angelo dell'Abisso che anche facciamo vedere. Sì, questo è l'album annuale di Axis Mundi, esatto. Ed è appena uscito. Questo che vi consiglio vivamente perché è veramente meraviglioso. Troverete molta familiarità se conoscete già e seguite il blog. Il potete anche sfogliarlo. Ma averlo è proprio molto bello. E vi invito naturalmente al prossimo incontro organizzato da noi Donne di Fuora in collaborazione con la città metropolitana di Catania. Ringrazio ancora Silvana per l'ospitalità alla Pinacoteca, che sarà l'8 di novembre col dottor Ferdinando Testa, psicanalista junghiano, e inaugureremo questo ciclo di incontri che si chiama Catania Sogna, laboratorio onirico. Quindi è diciamo un'occasione per poter raccontare i propri sogni e per poter guarire insieme, visto che comunque i sogni no, sono molto importanti. Tra l'altro sarà la luna piena proprio quel giorno, quindi siamo proprio una serata magica, quindi vi invito sì, l'8 novembre, proprio questo 8 novembre. E naturalmente vi ringrazio, grazie a voi dell'ospitalità, davvero Marco Scarinci, grazie a tutti.